Un benvenuto a tutti voi carissimi amici e telespettatori dall'auditorium del santuario di San Francesco di Paola. Il convegno che si terrà oggi, 22 settembre 2021, si propone di proseguire nella ricerca avviata nell'anno 2019 riguardo al contributo dei pensatori appartenenti all'ordine dei minimi nella prima modernità. In tale ottica, oltre ad approfondire ulteriormente il pensiero di padre Marie Mersenne e padre Emmanuel Mignan, sarà presa in esame anche la figura di Jean-François Niseron. Quest'anno, inoltre, il convegno acquisirà una dimensione internazionale grazie alla presenza tra i relatori del professore Jean-Robert Armorgate, docente merito di EPE della Sorbonne di Parigi. L'evento è organizzato nel rispetto della normativa anti-Covid-19, ingresso consentito solo se muniti di Green Pass, o esito negativo di tampone molecolare effettuato oltre le 48 ore precedenti all'evento. A partire dalle ore 9.30 dell'Auditorium del Santuario di San Francesco di Paola, ospiterà una giornata di lavori e seminari sui pensatori minimi nella prima modernità filosofica e scientifica. Nella sessione mattutina, dopo il saluto di Padre Francesco Trebisonda, correttore provinciale e presidente della Fondazione San Francesco di Paola, interverranno il professore Domenico Bosco dell'Università Cattolica di Milano, Claudio Buccolini del CNR Iliesi e Leonardo Messinese della Pontificia Università Lateranense. Nella sessione pomeridiana vedrà gli interventi di Agostino De Rosa dell'Università IAUV di Venezia, Luca Parisoli dell'Università della Calabria, Jean-Robert Armogate e Epe della Sorbonne di Parigi. Per la moderazione di Carmela Maria Spadaro dell'Università Federico II di Napoli. Buongiorno, benvenuti a tutti, un sentito doveroso ringraziamento agli organizzatori del, di questo convegno, alla fondazione Santuario San Francesco di Paola, ai padri minimi che ospitano in questa bella sala, agli illustri relatori, al pubblico presente. E un ringraziamento personale anche per avermi invitato a moderare questo interessantissimo convegno che sicuramente per lo spessore degli argomenti e per la, le personalità che oggi tratteranno un tema così importante avrebbe meritato ben altra figura di moderatore più autorevole, sicuramente più attrezzato. È però una sfida che ho accolto volentieri con un sussulto e anche se mi consentite con, una, eh, con un pensiero di gratitudine verso il mio compianto maestro dell'università, il professor Raffaele Aiello, storico del diritto ma molto molto attento alle tematiche della filosofia e al cartesianesimo, alla influenza del cartesianesimo nella cultura napoletana, perché di questo oggi parleremo del cartesianesimo e dell'anticartesianesimo, con degli specialisti della materia di fronte ai quali mi faccio piccolina. Gli interventi eh, saranno, mi è stato appunto detto, mh, di regolarci sui 40-45 minuti. E inizialmente, prima di presentare i relatori, invito il correttore provinciale del, dell'Ordine dei Minimi, padre Francesco Trebisonda, a prendere la parola per un saluto. Sono lieto di aprire questo convegno, un appuntamento da tutti noi molto atteso, che ci condurrà subito nei meandri della conoscenza scientifica, interrogando la vita e le opere di esimi religiosi dell'ordine dei minimi, la cui scienza e dottrina hanno contribuito e non poco alla, al progresso della società del tempo. Se c'è concesso di ricordarli, nonostante siano trascorsi tanti secoli, significa che il loro pensiero è ancora in grado di orientare adeguatamente le nostre coscienze e questo presente storico. Sono felice quindi di aprire questo convegno, che quest'anno è patrocinato chiaramente dall'Ordine dei Minimi, dall'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano. Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura, dalla Giunta e dal Consiglio regionale della Calabria, dalla Biblioteca nazionale di Cosenza, dalla Camera di Commercio di Cosenza e dall'Institut français. Il convegno è curato nei minimi dettagli dai membri della Fondazione San Francesco di Paola Onlus e dalla comunità dei Frati del nostro santuario. Bene, fatte queste doverose premesse, vorrei dare un caloroso benvenuto, a nome mio e dei frati, a tutti voi presenti in sala e ai tantissimi amici che ci seguono grazie alla diretta Facebook allestita dallo staff di LAN Produzioni. Vi ricordo di richiedere gli atti del convegno dello scorso anno, anch'esso un appuntamento importantissimo che non potete perdere, il quale si mette in felice continuità con il tema scelto per l'edizione di questo convegno. Accogliamo in mezzo a noi coloro che relazioneranno sul tema, li ringrazio, ma vogliamo salutarli tutti con un forte applauso. E voglio citarli assieme alle prestigiose università da cui provengono. Sono il professor Domenico Bosco della Cattolica di Milano, il professor Claudio Boccolini del CNR Iliesi, il professor padre Leonardo Messinese della Pontificia Università Lateranense, il professor Luca Parisoli dell'Università della Calabria, il professor Jean-Robert Armogad, emerito della Sorbona è la professoressa Carmela Maria Spadaro che modera l'incontro dell'Università Federico II di Napoli, ma anche il professore De Rosa. Sì. Ah eccolo, sta qui, sta qui, sta qui, sì. professore De Rosa. Benvenuto. <ride> ehm. Chiaramente una squadra fortissima, come potete ben intendere, degna del tema che sarà trattato. Vi porto il saluto del reverendissimo padre generale, padre Gregorio Colatorti, impossibilitato ad essere in mezzo a noi per impegni istituzionali. Assieme ai relatori vorrei salutare inoltre le autorità presenti. Vedo con piacere Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, i rappresentanti del nostro terzo ordine dei minimi, il sindaco della nostra città, l'Avvocato Roberto Perrotta, e con grande piacere le quinte classi dell'istituto Pizzini della nostra città, accompagnate dalle professoresse Provenzano e Monaco. Grazie anche a voi. Un grazie sentito, mi si concesso di rivolgerlo soprattutto all'anima di questo convegno rappresentata dalla segreteria e dai membri della nostra fondazione che si spendono quotidianamente senza sosta per la promozione e per la tutela del nostro patrimonio artistico, storico e culturale. La fondazione vi chiede di essere sostenuta grazie al vostro 5 per 1000. Tanto è stato fatto. Nel corso di questi lunghi 25 anni, e molto ancora, bisogna fare per la valorizzazione di questa casa madre. Allora seguiteci sulla pagina Facebook, visitate il nostro sito www.fondazione e abbonatevi alla storica rivista La Voce del Santuario. Un grazie di cuore ancora all'associazione Fiamme Argento, coordinata dal maresciallo Elio Rocca, che in mezzo a mille e mille difficoltà si occupa con competenze e professionalità della nostra sicurezza. Abbiamo alle nostre spalle, caro maresciallo, un'estate molto intensa, ma ci attende ancora un anno pieno di lavoro dal momento che nel prossimo ottobre... Inaugureremo un nuovo Anno Santo in occasione del primo centenario dell'elevazione dell'antica chiesa di questo convento alla dignità di Basilica Minore. Un grazie ai giornalisti e alla stampa intervenuta, e grazie anche alla dirigente, la dottoressa Elena Cupello, alla dottoressa Elena Chiappetta e agli alunni dell'alberghiero di Paola che con il loro chef interverranno ad alietare il momento del coffee break. Io avrei terminato, non mi resta che salutarvi ancora e augurare a tutti un buon ascolto. Professoressa, se, se me lo permette, concederei la parola al signor Sindaco di Paola, brevemente rivolge un saluto. Grazie. Sì, molto brevemente perché capisco che i lavori sono interessanti, però eh, voglio a nome della città ringraziare il molto reverendo padre provinciale, ringraziare l'Ordine dei Minimi e dire agli illustri relatori grazie per quello che fate, grazie per lo spaccato anche di stamattina che permetterà ad ognuno di noi di capire l'importanza non soltanto spirituale di quest'Ordine, l'abbiamo capito questo. Ne siamo tutti quanti convinti, però ecco, accanto all'importanza spirituale poi c'è l'importanza di tanti pensatori che nel tempo, grazie all'ordine dei minimi, si sono affacciati, si sono abbeverati a quello che era l'insegnamento di San Francesco, ma poi lo hanno anche arricchito dalle loro conoscenze scientifiche. Eh, voglio salutare ovviamente Sua Eccellenza, Monsignor Morosini, che rivedo sempre con grande piacere. È un'occasione soprattutto per gli studenti, mi piace che ci siate, voglio ringraziare anch'io i vostri dirigenti e i vostri professori. Attraverso occasioni del genere c'è la possibilità di guardare oltre, anche in un momento, soprattutto in un momento come questo in cui la pandemia ci deve portare ad allargare lo sguardo, ci deve portare a guardare oltre, a guardare... Al di là di quelle che possono essere le problematiche contingenti, ci permette di assicurarci attraverso occasioni del genere, attraverso il confronto e il conforto di questi illustri pensatori, ecco di capire l'importanza della, della nostra vita, di viverla in un certo modo e di affiancarla all'insegnamento religioso e di affiancarla all'insegnamento scientifico. Oggi, soprattutto oggi, abbiamo bisogno di persone raziocinanti che non si, non, ci, non si lasciano influenzare dalla demagogia facile, ma che sappiano accompagnare il loro pensiero con basi assolutamente scientifiche. Ecco, questo è il pensiero e la, la, la ricchezza ecco, che dobbiamo ricercare in occasioni di confronto come questo. Grazie a voi, grazie per la conoscenza, grazie per quello che fate e auguri di ogni bene affinché ecco, il resoconto poi di questo di questo incontro scientifico possa essere divulgato e possa diventare momento di ricchezza per tutti quanti noi. Grazie e buon lavoro. Bene, eh, allora iniziamo subito i, i lavori. Eh, faccio una brevissima premessa, tanto più appunto per gli studenti, perché eh, è importante il convegno di oggi nella sede in cui si svolge e sui personaggi che verranno illustrati, perché pensare a religiosi dell'ordine dei minimi può sembrare in contraddizione con, con gli argomenti che si andranno a trattare, che c'entrano dei religiosi dell'ordine dei minimi di San Francesco di Paola con il pensiero razionale della prima età moderna, che c'entrano con Cartesio, che c'entrano con... Eh, l'aprirsi alla conoscenza delle verità eh, che non siano strettamente ancorate alla, alla fede, al dogma e in realtà c'entra molto. Cartesio ha solo 23 anni quando fa una bellissima annotazione nel suo diario, ve la leggo testualmente, dice ora le scienze sono nascoste da una maschera, solo se riusciamo a strapparla ci appariranno in tutta la loro bellezza. Si lascia, eh, non si lascia vincere dal fascino dell'incomprensibile, quindi apre la strada alla razionalità dell'uomo, bello è ciò che si può capire. Comprendere le leggi della natura, il meccanismo del mondo o orologio e poterlo misurare con gli strumenti delle scienze matematiche è stata, fu per lui e per tutti una sfida sui massimi sistemi, a cui non si poterono sottrarre neanche i religiosi minimi, esprimendo posizioni diverse come avremo modo di vedere nell'arco della giornata, ma rimanendo pur sempre nell'alveo del carisma dell'ordine a cui appartenevano. Gli interventi di questa sessione mattutina sono incentrati tutti sulla figura forse più rappresentativa tra i quattro personaggi che verranno presentati, dico personaggi eh, illustri pensatori, e, ed è la figura di Marie Mersenne che eh, di Cartesio fu amico, consigliere spirituale. Intrattenne una fitta corrispondenza difendendone anche i suoi scritti, in particolare le meditazioni, dalle accuse di eresia, ma non risparmiando critiche a Cartesio. Era il metodo, l'applicazione diciamo, del, del metodo critico. La prima relazione è, sarà svolta dal professor Domenico Bosco dell'Università Cattolica di Milano e apre la serie degli interventi dedicati al pensatore francese. E la relazione dal titolo Verità delle scienze e verità della fede, Marine Mersenne e l'apologetica del suo tempo. Il professor Domenico Bosco è ordinario di filosofia morale, filosofia delle religioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha una vastissima produzione scientifica, oltre 100 titoli all'attivo, tra monografie, saggi, articoli in riviste uno specialista della modernità, della prima modernità, negli, nella varietà degli aspetti filosofici, antropologici, politici e religiosi. Pertanto cedo la parola al professore Bosco, eh, pregando tutti i relatori di contenere i loro interventi nell'arco del, del tempo che ci siamo dati, 45 minuti. Se passo un bigliettino quando <ride> sarà il momento. Grazie della presentazione e anche dell'invito. Sì. Allora ringrazio della presentazione e anche dell'invito e cerco in qualche modo di introdurre la mia riflessione attento a situare il personaggio di Mersenne all'interno della prima modernità. Ecco, vorrei scandire le riflessioni che andrò conducendo intorno all'elemento che mi pare estremamente importante nella riflessione merseniana e di quello di aprire a una riflessione sullo statuto della prova religiosa. Aggiungendo a questo, nel contesto di quello che fu la sua apologetica di religioso e di religioso minimo, la riflessione... Su quello che era effettivamente una suggestione baconiana, poca scienza può portare all'irreligione, molta scienza può ricondurre ad essa. Concludendo un'ulteriore riflessione come linea orientativa della nostra presentazione di Mersenne, ricordando una battuta che è tratto dal De l'utilité de l'harmonie in cui fa riferimento a un tema di grandezza, potremmo dire preziosissima, per il taglio della sua apologetica cristiana, ricordando che conoscere tutte le scienze è in qualche modo conoscere Gesù Cristo. Ecco, teniamo presente, è in qualche modo riconoscere Gesù Cristo, dove l'elemento di una differenziazione tra quello che è il portato della scienza e il portato della religione, il portato della fede cristiana, viene messo indubbiamente in evidenza. Con uno spunto, e qui mi pare estremamente importante, che la sua cristologia, eh, basti un accenno, più che non riferirsi in qualche modo a quello che potremmo ritenere la prospettiva beruliana, come suggerisce acutamente un critico di grande vaglia, quale Jean-Luc Marion, la sua cristologia e la sua modalità interpretativa del cristianesimo sembra quasi lumeggiare le prospettive marebranciane. Ecco, questo è il taglio su cui effettivamente verrò conducendo le mie riflessioni. Ecco, dal momento indubbiamente che conviene una breve storicizzazione, cercherò in qualche modo di enucleare alcuni aspetti che mostravano la realtà. Della crisi che è chiamata la crisi seicentesca. Ecco, qui si era in un Seicento che dal mondo chiuso passava all'universo infinito, nel quale si ridisegnavano le mappe dei cieli e nel quale l'esperienza assumeva modalità e volto dell'esperimento da ideare e condurre, una grande modificazione del concetto dell'esperienza in cui la tematica dell'ipsedixit, cioè legata alla tradizione, all'autorità, subiva dei primi contraccolpi, legata a un'impostazione nuova in cui effettivamente la stessa filosofia aristotelica sembrava in qualche modo messa in discussione. E di fronte a cui la problematica di una fondazione del sapere poteva in qualche modo ricevere numerose suggestioni. Ecco, certo c'è la figura di Cartesio, ma vorrei suggerire un pensiero di Pascal che da questo punto di vista è estremamente prezioso perché ci dà in qualche modo adito di pensare agli sforzi dell'uomo del primo seicento di fronte a quello che è la problematica del sapere, del dubbio, dell'affermare e del provare. Ecco, questo pensiero è il pensiero... Le 159 in cui si dice sottomissione. Bisogna saper dubitare quando si deve, dare il proprio assenso quando si deve, sottomettersi quando si deve. Chi non fa così non comprende la forza della ragione. C'è chi pecca contro questi tre principi o affermando tutto come dimostrato, ignorando quel che è da dimostrare. O dubitando di tutto, non sapendo quando deve sottomettersi, o sottomettendosi a tutto, ignorando di sapere quando occorre dare un giudizio. Pascal conclude, pirroniano, geometra cristiano. Dubbio, assenso, sottomissione. Ecco, potremmo dire che da altri punti di vista, da altre angolature, questo è il quadro in cui gli uomini del Seicento della prima modernità si ponevano di fronte a quello che era la realtà del sapere e dalla realtà di quello che è la fede. Aggiungeremo, da un altro punto di vista molto importante, il tipo di relazione di fronte alla Bibbia. Un aspetto estremamente importante che mostra come si va passando a una realtà in cui la verità di fatto viene in qualche modo a prospettarsi, antitetica, parallelo, complementare, alla verità effettivamente della fede. Perché il problema dello scarto tra il senso letterale della Bibbia e la verità scientifica era il problema della verità della cosa, in un trapasso che portava dalla fisica mosaica che insegna essa stessa la natura, la Bibbia insegna la natura, ad un libro della natura, comunque fosse poi inteso, che era verifica stesso del libro della scrittura, lasciando aperto la problematica dei sensi della scrittura e mostrando quella difficoltà che sarà tipica di gran parte del Seicento a proposito di una lettura che deve leggere tra la tradizione e le tradizioni, tra il problema di una archeolatria e del possibile aggiornamento. E la questione tra Paul Royal e praticamente l'umanesimo gesuita. Ecco, ma come indubbiamente porci di fronte alla figura di Mersenne? Guardando a quello che sono... In realtà, le sue posizioni critiche nello stesso evolvere del suo pensiero. Ecco, normalmente si è considerato sempre Mersenne in maniera relativamente statica: è importante invece aderire a una riflessione in cui la storicità dello stesso pensiero di Mersenne venga presa in considerazione. Ecco, d'altra parte, c'è una frase effettivamente illuminante e che dà il senso di quello che può essere l'evoluzione di un pensatore che si pone di...